Un saluto a tutti amici di Hightech Italia, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto una recensione di un prodotto che mi ha inviato Asus qualche giorno fa, che in questo momento non vedete perché vi tengo nascosto, e che continua la linea di ultrabook sottilissimi che sto provando in questo periodo. Di cosa sto parlando? Vabbè, ve lo faccio vedere. È l'Asus UX350F. Andiamo a scoprirlo insieme. Bene, sì, eccolo qui, l'Asus ZenBook UX350F, veramente sottilissimo, molto molto bello, corpo interamente in alluminio, apertura veramente molto ampia, molto piacevole da utilizzare, 12,3 mm, scusate, di spessore per 32,4 x 22,6 cm di dimensioni, con un display da 13,3 pollici di apertura in Full HD. Ci sono tre versioni di questo dispositivo. E ovviamente hanno tre differenti prezzi. A 999 € invece quello che sto provando io è il dispositivo che monta un Core M5Y71, 8 GB di RAM e 256 GB di storage con uno schermo in Full HD. Attenzione merita anche la confezione di questo ZenBook, perché al suo interno troviamo degli accessori veramente interessanti. Quindi andiamo a fare questo unboxing molto rapido. Troviamo ovviamente il cavo con l'alimentazione. Questo è un accessorio che ho trovato veramente interessante, che ci fa capire quanto effettivamente sottile sia il dispositivo. Cos'è? È un cavo Ethernet con un'entrata USB. Evidentemente inserire un cavo Ethernet nel sottile design di questo computer era veramente difficile, appunto per mantenere questa sottigliezza del dispositivo, quindi ci viene dotato questo cavetto USB molto pratico con l'entrata Ethernet. Oltre a questo abbiamo questo che è praticamente un laccio con lo strap per contenere il cavo di alimentazione, niente di spettacolare. Questo però invece è molto utile, è un panno che serve per ovviamente pulire il computer. Eccolo qui, viene confezionato all'interno della scatola insieme al manuale dell'utente, ma soprattutto quello che più mi è piaciuto della confezione è questa custodia per il portatile. Come vedete, molto bella, all'interno c'è questa parte molto morbida che quindi va a custodire il nostro portatile, parte retro satinata qui sopra in pelle, molto molto bella davvero da portare magari in giro insieme al nostro portatile. Parliamo del portatile, un avvio veramente rapido che avviene in soli 6 secondi, ci mostra la velocità della RAM e della SSD che insieme ci offrono veramente una capacità di lettura molto molto veloce, 450 in scrittura ed altrettanti in lettura, quindi veramente valori molto molto alti. Diciamo che Asus è riuscita a creare un portatile quasi ai livelli di MacBook, ma ad un prezzo veramente molto accessibile a tutti per chi vuole un portatile dalle prestazioni veramente molto importanti. Prima di parlare magari di come funziona effettivamente questo portatile, vi faccio vedere un po' da cosa è composto. Nella parte sinistra abbiamo delle tre entrate USB 3.0 insieme al lettore di schede SD. Nella parte destra invece troviamo due LED, uno che ci segnala il funzionamento, lo stato di funzionamento del dispositivo, l'altro invece quando è sotto ricarica. Alla destra invece di questi due LED troviamo il jack audio da 3,5 mm, ancora a destra troviamo l'entrata HDMI, micro HDMI, quindi sempre per restare in tema di dimensioni piccole, un'altra entrata USB, scusate, 3.0 e l'alimentazione. Il tutto appunto in questo design veramente molto sottile e molto molto bello. Anche qui troviamo la solita parte concentrica di questi ZenBook, che può piacere o può non piacere, ma non mi dispiace particolarmente questo design. Sui telefoni forse no, ma sul computer è veramente carino, con questo appunto questa zigrinatura concentrica. La tastiera invece è molto ampia, si riesce a digitare molto bene sui tasti, non si ha davvero nessuna difficoltà nella scrittura. L'unica cosa che forse non mi piace tanto è il fatto di aver posizionato il tasto di accensione qui di fianco al canci. Quando magari stiamo digitando, ci troviamo in una fase di digitazione abbastanza anche veloce, mi è capitato più di una volta di cliccare il tasto di accensione e spegnimento e quindi di mandare in standby il portatile. Forse posizionarlo in un altro spazio, magari qui nella cornice o comunque in qualche altro posto che non sia proprio lì di fianco al tasto cancia, sarebbe stato meglio. Bene invece il touchpad è molto grande, che ci permette di sfruttare tutte quelle che sono le gesture di Windows, un po' fastidiosi forse i tasti che troviamo qui nella parte sottostante, che sono veramente molto molto rumorosi.
che sentite fanno questo rumore veramente acuto che durante l'utilizzo quotidiano danno forse un po' fastidio, magari la notte quando non vogliamo utilizzare il mouse, ma ci troviamo ad utilizzare appunto il touchpad, utilizzare questi tasti che fanno questo rumore veramente molto acuto può dare veramente fastidio non solo a noi, ma comunque alle altre persone che ci sono in casa. Il display da 13,3 pollici in Full HD in questo caso è nella versione opaca, l'angolo di visuale è eccellente e non si ha nessuna perdita di qualità visiva. Forse però non mi convince troppo l'opacità appunto di questo display che sembra quasi far perdere qualità allo schermo. Si può raggiungere un buon livello di intesa visiva, però, grazie alla personalizzazione della scheda grafica di Intel. Parliamo quindi di processore, il processore che fa girare questo ZenBook UX350F, l'avete già capito, è l'Intel Core M di nuova generazione, il 5Y71, perché questa è la versione da 999 euro, come vi avevo detto prima, che monta quindi 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Che grazie all'SSD, grazie al 8 GB di RAM, appunto, fanno andare questo processore veramente molto veloce. È sempre molto reattivo, molto pratico da utilizzare e mai, mai mi si è impallato veramente. Anche quando si tratta di programmi più intensi, tipo Photoshop, tipo programmi di montaggio, non mi ha mai dato veramente problemi. È sempre stato affidabile e quindi un prodotto interessante ad un prezzo accessibile, come dicevo prima. Di per sé monta Windows 8 quando lo comprate, infatti vedete qui dietro c'è il logo di Windows 8, ma è aggiornabile come nel mio caso a Windows 10. Molto buona la webcam da 720p, quindi in HD, ottima per Skype, buono anche il sensore di luminosità che si trova qui sopra il tasto F1 che quindi ci permette di avere la luminosità settata in base alle condizioni in cui ci troviamo, funziona molto bene e si attiva premendo contemporaneamente FN il tasto A dove potete vedere qui c'è il simbolino di luminosità automatica. Parliamo di audio invece. L'audio abbiamo queste due casse Bang & Olufsen situate ai due posteriori della scocca inferiore. Si sentono abbastanza bene grazie anche a questi due gomini di plastica che hanno due lati, uno positivo e uno negativo. Quello positivo è che ci sollevano il computer nel momento in cui dobbiamo digitare, quindi basta aprire il display e i due gomini situati qui nella parte terminale della parte superiore ci sollevano la tastiera, quindi permettendoci di scrivere più agiatamente e di avere un angolo di visuale buono. La parte negativa è che sono di una plastica veramente molto dura, non sono per nulla gommatiche, quindi possono rigare le superfici sulle quali appoggiamo il portatile, anche perché striscia con veramente molta facilità. Proprio per questa rigidità dei gomini sulla quale va ad appoggiarsi. Dicevamo dell'audio molto buono, due casse stereo posizionate appunto nella parte inferiore del portatile, come vi ho detto prima, si sentono veramente molto bene, ricche di alti e di medi, un po' meno di bassi, però l'audio fuoriesce sempre molto pulito, limpido, non si hanno mai perdite di qualità o comunque quando banga nelle note più alte non gracchia mai il suono. Quindi audio anche questa volta prodotto da Bang & Olufsen che si conferma azienda molto capace in questo settore. Cos'altro dire se non le note finali per questo portatile? A 1000 euro, quindi 999 euro, ora si trova anche qualcosa in meno. Mi piace molto questo portatile, mi ha offerto delle prestazioni molto buone, l'audio è buono, il display forse non so, comprerei la versione con il display non opaco perché non mi fa proprio impazzire, ma in abbinato con la luminosità automatica comunque si ottiene un buon compromesso. Buona anche la ricezione del wifi, il corpo in alluminio mi preoccupava un po', ma non ha mai destato problemi, anzi, si ha una ricezione migliore rispetto, per esempio, al mio portatile che utilizzo per uso domestico in plastica e con la scocca in plastica. Questo addirittura ha una ricezione migliore, quindi nessun problema sotto l'aspetto del wifi. Il design mi fa veramente impazzire, è veramente molto bella questa parte sottile che poi va addirittura diminuire nella parte finale come spessore 13,3 12,3 mm comunque nella parte più spessa, ormai l'avrò già detto 3-4 volte, ma comunque ci tengo a precisarlo. Non registra mai temperature troppo elevate questo portatile, quindi si riesce ad utilizzare sempre in qualsiasi occasione anche sotto stress e questo comunque è una nota assolutamente positiva per un portatile e che quindi gestisce molto bene il surriscaldamento non facendolo mai diventare troppo fastidioso per appunto per il calore.
Per questo ZenBook UX 350 è veramente tutto, spero che questa recensione vi sia piaciuta. La recensione scritta la trovate sempre su www.plusrevo.com, il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti da Hi-Tech Italia, ciao!